Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, ho fatto altri due stampini. Boh, speriamo che siano andati meglio. Questa volta ho fatto le cose giuste. Appena mischiata la gomma, l'ho colata. L'ho lasciata lì, non l'ho ritirata via rimischiata. Come ho fatto l'altra volta, perché questa volta ero preparata. Allora, ho provato a mettere sotto, se si vede un pochino, la plastilina che ho già tolto, perché guardate, c'è ancora che salta via dappertutto. E vediamo come sono venuti, se sono venuti dritti, se sono venuti bene, se hanno bulle, non lo so. La prima volta che uso la plastina, vediamo un po', partiamo da questo. Ovviamente sarà da pulire tantissimo perché è pieno di plastilina. Vedete? Ma quello poco importa, per pulire lo puliamo. Speriamo che sono venuti bene i cabochon, soprattutto, dritto, insomma. Allora, vediamo un po'. Ho provato a rimettere l'aria spezzata, ma non lo so se è venuta fuori. Aspetta, no, si sta prima saltando via Jasmine, che le vuole uscire per prima. Jasmine. Senza rompere niente stavolta, possibilmente. Sembrerebbe venuta molto bene. Senza bolle, bella lucida. Bene, partiamo bene per una volta. Probabilmente vi ripeto, l'altra volta ho sbagliato io che la resina, cioè la resina, ciao, buonanotte, che la gomma l'avevo colata dopo un po', era rimasta un po' lì perché avevo sbagliato a fare lo stampino, quindi non è sicuramente colpa della gomma, ma è colpa mia. Io comunque ho voluto provare a ricolarla piuttosto che perderla, ma uno stampino era anche abbastanza venuto. E la Madonna, non esce fuori Ariel. Vuole prima venire fuori l'ombrellino, tiriamo fuori prima l'ombrellino. C'è da tirar via tanta gomma, ma anche questo sembra venuto molto bene. C'è da tirar via tutta la gomma in eccesso e sperare che lo stampino non è così storto e vengono bene le cose. Qua è totalmente affossata, non si vede. C'è la ballerina. Proviamo a vedere un po' se si riesce a tirarla fuori. Si sarà da rifilare tutto, ma fa niente, l'importante è che viene bene, poi io rifilo anche. Cavolo, c'è la gambina praticamente vicino all'ombrellino. Pensavo di averla rotta, come al solito. No, sembra venuta bene, devo rifilare. Magari dopo rifilo tutti e ve li faccio rivedere di nuovo a fine video. Però sembra. Ah, ecco cos'è si è rotta. Si è rotta una manina che dopo andiamo a recuperare. Che adesso non riesco proprio. Quest'aria, se vuole uscire, mi fa un favore. Eccoci, quello l'ho rifilato. Ho dato una pulita, infatti è ancora un po' bagnato, devo asciugare. La ballerina, l'ombrello, che sembra che c'è un taglio, no? E Jasmine sono venuti bene. E Ariel non esce. Non esce, sono stata 2 ore. È uscito il pezzo di coda, ma ragazzi, è proprio stata totalmente mangiata dalla gomma silicone. Quindi resterà qui a farmi compagnia ogni mia colata, perché io di litigare troppo, ho paura poi di spaccare anche gli altri stampini e non vorrei proprio. Quindi andrà bene così. Comunque gli altri sono venuti, probabilmente era colpa mia l'altra volta che non erano venuti. Questi tre sono soddisfatta.
Adesso vedete un po' d'acqua dentro, devo asciugarlo, non ho tempo da perdere, che volevo aprire questo, così lo sistemerò tra poco. Stessa storia della plastilina. Partiamo da questo qui piccino. La bibitona con la cannuccia. E questo sembra avuto molto bene. Scritto su Unicorn Tears, mi pare, guardate. Questo sembra, qua non è vuoto, c'è il cabochon trasparente. Sembrerebbe venuto molto bene. Vediamo un po' lo squalo che non si vede perché è quasi un colore simile e non si vede. Squetto. Eccolo qui. È venuto bene anche questo da rifilare perché non ho ancora capito come si fa a non far passare la gomma io. Cos'è, una bollicina qui? No, è la pinnetta piccolina, ok. Sembra molto bene, vediamo la spilla di Sailor Moon. Questa qua, se vi ricordavate, era venuta stra mega colma di bolle. Questi tre infatti sono quelli che mi preoccupano di più. Uscire. È uscita, vediamo. Ragazzi, cade dentro tutta la plastilina, non si capisce niente. Però sì, è venuta bene. Ha delle micro bolle che quasi non si vedono. Guardate la plastilina, non fateci caso, che dopo lo pulisco ve lo faccio vedere meglio. È venuta stavolta, che bello, finalmente. Oh, sono soddisfatta. Adesso vediamo. Ah, la gomma è molto buona, ripeto, io non ce l'avevo con la gomma l'altra volta, ero io che ho sbagliato proprio totalmente a fare le cose. Tra l'altro so che è anche difficile fare i stampini, quindi non pretendo di farli perfetti, che è da poco che li faccio. La mela avvelenata. Adesso si sta un po' mangiando la gomma. Sono i cabochon con cui ho avuto più problemi anche l'altra volta. No, si è mangiata la gomma anche questo, guardate. Per il resto è venuto anche bene. Qui proprio vedete, rimane proprio la gomma attaccata. Questo cabochon non riesco più a utilizzarlo. Boh, proverò a colare la resina, ma che vada magari con la lima, proverò a sistemare un po' i buchi negli occhi. Vediamo, bisogna provare a colare per capire. Tra l'altro è venuto pure storto questo cabochon. Vediamo la sirena qui. Ecco, si è spezzata. Mi si spezza tutto a me. C'è una pellicola su. Ah, sì? Ok, non lo sapevo neanche. Vediamo. Spero tu sia venuta.
pezzettini ovunque. Provo ancora, non si capisce bene, a ritagliare, a pulire e poi vediamo insieme com'è. A fra poco. Eccoci qui, abbiamo rifilato tutti e due i stampini. Ma ripeto, non saranno perfetti, però devo dire che sono anche abbastanza soddisfatta. Sì, questo che è stortissimo, vedremo, colerò. Non so come viene fuori tutto spaccato. Boh, dovrò fare la prova. Questi altri sembrano tutti usciti bene, a parte la sirenetta che non esce proprio. Gli stampini sono lucidissimi, come vedete. Guardate la sirena. E sì, magari ci sono un paio di bolle qua e là, però sembrano abbastanza trascurabili, diciamo. Adesso nel prossimo video coliamo insieme e vediamo un po' come vengono fuori, se vengono belli o no. Bene, grazie per essere state con me in questo video. Allora, ci vediamo al prossimo video. Un bacione a tutti, ciao!